contento per Ciccio Caputo, è andato sotto la curva a prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi, secondo me se lo merita tutto. E diciamo, Tiziano, l'avevo chiamata, perché avevo detto spero nel gol di Ciccio Caputo in questa partita. Eccolo. Ciccio Caputo, lo sentite? Ma guarda, io chissà, io mi sono allenato tutto lo scorso anno, ogni giorno, fino all'ultimo giorno, in estate, lo so, però sto bene, mi godo il momento e voglio proseguire su questa strada. No, c'è molta intesa tra me e Beppe, è naturale, sicuramente miglioreremo questa intesa anche con gli altri, con Joao, Albadoro, Rozzi, il nuovo arrivato. Se proseguiamo su questa strada ci potremmo divertire. No, per un attaccante far gol è sempre importante. Ci tenevo a far gol, sicuramente ci tenevo anche De Luca, ci tenevano anche gli altri, però nella lista ero il primo rigorista del mister, quindi è toccato a me. Sono contento per il gol e spero di farne altri. C'ho una voglia, una rabbia dentro che chi mi è stato vicino sa cosa voglio dare, quindi per me parlerà solo il campo, poi il resto per me non conta nulla, so chiacchiere. Anche De Luca si è avvicinato per dare il rigore, però insomma eri troppo carico. No, oltre che ero molto carico e sarò sempre carico, però come ho detto prima a Franco, il mister fa una lista, quindi il primo della lista ero io e è normale che lui ci teneva a fare pure lui cosa davanti in casa con una squadra importante, però è andato così e va bene così. Guarda, stiamo un po' soffrendo i carichi di lavoro perché è un periodo che abbiamo caricato abbastanza. Giocando in casa con davanti non so quanti spettatori, 22, contro una squadra importante, alla fine gli stimoli vengono da soli. Però abbiamo fatto un'ottima gara e l'abbiamo interpretata nel miglior modo e nel modo che ci ha chiesto il mister. E dobbiamo proseguire su questa strada, basta. Guarda, con tutta sincerità, i nuovi si sono inseriti alla grande nel gruppo. E questa è la forza nostra. Hanno capito l'atmosfera, l'ambiente che c'è qui a Bari. Vengono qua con grande voglia e grande volontà, quindi si sono inseriti benissimo e questa è anche la fortuna nostra. Guarda, noi ci alleniamo giorno dopo giorno per conquistarci il posto, poi è il mister che fa delle scelte. Sicuramente Barreto, ho vissuto 2 anni importanti io con lui, quindi prima di essere un giocatore è un grande amico, tuttora mi sento con lui, quindi sarebbe un colpo da biliardo, però queste cose non tocca a me dirle, quindi sarà la società a fare le valutazioni. Poi, secondo me è il campo che parla, poi si vedrà col tempo. Eccolo. Ciccio Caputo, lo sentite? Ciccio!